Ricordiamo che siamo arrivati a questa prima domanda ancora, cioè dobbiamo completare la tabella con i valori numerici dell'energia nelle varie posizioni. Finora abbiamo riempito questa casella e queste due, oltre che le due caselle con lo zero. Possiamo subito sommare 33,125 Joule, che sono le due energie in A', per calcolare l'energia meccanica all'inizio. La somma delle due è 158 Joule. Siccome poi il pendolo oscilla senza attrito, allora 158 Joule di energia meccanica si mantengono costanti per tutta l'oscillazione fino a D. In particolare in posizione D l'energia cinetica non c'è, quindi per differenza tutti e 158 Joule di energia meccanica sono energia gravitazionale. Allo stesso modo nel punto C, dove non c'è l'energia gravitazionale, avremo tutti e 158 Joule di energia cinetica, e questa è la massima velocità raggiunta dal pendolo nel punto C. Per differenza troviamo questi 123 Joule, che è l'energia cinetica, in B. Basta fare 158 meno 35. Adesso che abbiamo completato la tabella, analizziamo le trasformazioni di energia. Durante la discesa del pendolo A, che poi sarebbe A' BC, l'energia cinetica aumenta, il pendolo accelera, e l'energia cinetica aumenta, lo vediamo qua, 33,123,158 millijoule, aumenta a spese dell'energia gravitazionale, infatti il pendolo scende verso il basso, infatti l'energia gravitazionale diminuisce, 125,350. C'è quindi un trasferimento di energia potenziale gravitazionale in energia cinetica. Accade il viceversa quando il pendolo risale, perché progressivamente l'energia cinetica che il pendolo ha in C viene trasferita e trasformata in energia gravitazionale. Questi 158 Joule di energia cinetica in C diventeranno 158 Joule di energia gravitazionale in D. Come abbiamo detto prima, poi lasciando oscillare il pendolo moltissime volte, alla fine l'ampiezza di oscillazione diventa sempre più piccola finché il pendolo si ferma a causa dell'attrito, e questi 158 Joule di energia meccanica in realtà progressivamente e molto lentamente diventano energia termica, cioè calore, e l'energia meccanica si porta al valore zero quando il pendolo si ferma nel punto più basso. Calcoliamo ora il lavoro della forza peso tra B e D e anche quello della tensione del filo. Ricordiamo che in generale per calcolare il lavoro di una forza su un oggetto che si sposta da un punto a un altro abbiamo tre formule. Una è la forza per lo spostamento per il coseno dell'angolo che formano forza e spostamento, che qui ho chiamato angolo φ. Un altro è il teorema delle forze vive, detto teorema del lavoro e dell'energia cinetica, e il terzo modo è calcolare il lavoro tramite la differenza delle energie potenziali all'inizio meno alla fine. Sappiamo che non sempre possiamo usarle tutte e tre. Proviamo a usarle una per volta per calcolare il lavoro che fa la forza peso mentre il pendolo si sposta da B a D. La prima formula la possiamo utilizzare per le forze costanti. La forza peso è costante, come vediamo infatti in questo disegno, la forza peso è sempre rivolta verso il basso e vale sempre 0,98 N, quindi si potrebbe usare questa formula. Il problema è che è difficile da utilizzare, da applicare, perché la forza peso è facile, ma lo spostamento BD potrei prendere lo spostamento diretto, tanto sappiamo che il lavoro non conta quale percorso io scelgo per andare da B a D, posso scegliere un percorso qualsiasi, per esempio scelgo il percorso diretto BD, anche se in realtà il pendolo segue un altro percorso, cioè un arco di circonferenza. Ma tanto sappiamo che la forza peso è conservativa, quindi anche scegliendo un altro percorso come quello diretto BD, il calcolo del lavoro viene lo stesso, viene identico. Il problema è che io non so quanto è lungo questo tratto BD, dovrei calcolarlo. Inoltre non conosco neanche questo angolo φ, che è l'angolo tra la forza peso, cioè che è rivolta verso il basso, e questo spostamento BD che è rivolto inclinato verso l'alto. L'angolo φ è questo angolo verde. L'unica cosa che posso dire è che è un angolo ottuso, e quindi già da qui capisco che la forza peso fa un lavoro resistente, perché l'oggetto va verso l'alto, a destra ma in alto anche, mentre la forza peso lo tira in basso. Quindi l'oggetto si sposta dalla parte contraria rispetto alla forza peso. Però non è questo il modo più semplice di calcolare il lavoro della forza peso.
Passiamo alla seconda formula, ma qui bisogna stare attenti perché il teorema delle forze vive o teorema del lavoro e dell'energia cinetica vale soltanto, va bene soltanto per calcolare il lavoro della forza totale. Ora, in questo esercizio del pendolo, non c'è solo la forza peso che agisce sulla pallina, sul pendolo, c'è anche la tensione del filo. Quindi la forza totale è la somma vettoriale della forza peso diretta verso il basso e della tensione del filo diretta verso il chiodo dove il filo è attaccato. Perciò questa formula non va bene per calcolare il lavoro della forza peso, ma soltanto il lavoro della forza totale, quindi non la possiamo usare. La terza formula è quella valida per le forze conservative, il peso lo è, questa la possiamo usare. Basta calcolare l'energia gravitazionale all'inizio, quindi nel punto B, meno l'energia gravitazionale alla fine nel punto D. Se andiamo a vedere la tabella, l'energia gravitazionale in B vale 35 mJ, in D 158 mJ e quindi il lavoro della forza peso è questa differenza, sono meno 123 mJ, giustamente un valore negativo perché abbiamo visto prima che la forza peso fa un lavoro resistente. E così abbiamo calcolato il lavoro della forza peso tra B e D, adesso quello della tensione del filo. Questo calcolo in realtà è immediato, non c'è da fare nessun calcolo. Il lavoro che fa il filo, cioè la tensione, è zero in ogni momento perché la tensione è sempre perpendicolare allo spostamento in quel momento. Per esempio, quando l'oggetto sta in B, lo spostamento avviene lungo l'arco di circonferenza, la tensione del filo lungo il raggio e c'è sempre l'angolo retto in ogni momento. È un po' come accade quando noi dobbiamo calcolare il lavoro che fa la forza di gravità del Sole, che sono queste frecce verdi, sulla Terra, mentre la Terra gira intorno al Sole di modo circolare uniforme. Siccome la velocità della Terra è sempre tangente alla traiettoria, come anche nel caso del pendolo, la velocità della pallina è sempre tangente alla traiettoria, mentre invece la forza di gravità del Sole è sempre perpendicolare alla velocità, perché agisce lungo il raggio, allora in ogni momento questa forza di gravità fa lavoro nullo. E perciò anche lungo un arco, per esempio da qui a qui, il lavoro della forza di gravità del Sole è nullo. Anche nel nostro caso, tra B e D, in ogni momento la tensione del filo fa lavoro nullo e quindi tra B e D il lavoro complessivo sarà zero.